Amici di Chiasso TV, buongiorno, siamo qua con Gianfranco Vestuto, direttore di Russia News, con cui abbiamo già avuto anche il piacere di colloquiare in una precedente occasione. Intanto la ringrazio, direttore, per essere di nuovo qui con noi. Ecco, Grazie a voi e bentrovati. direttore, sono passati pochi giorni dai due grandi, tra virgolette, eventi politici di questa quasi estate 2024, il G7 pugliese. E poi la riunione per la pace in Svizzera. Sono stati due eventi praticamente monocorde, stessi argomenti, stesse Sì. idee, stessi dibattiti e quasi le stesse persone a parlare. Un po' se la sono contata tra di loro, raccontata tra di loro. Insomma, lei cosa ne dice? Che cosa è uscito da questi due incontri ad altissimo livello? Diciamo anzitutto che l'antefatto che è dato dalle elezioni europee che hanno preceduto poi un attimo ha condizionato ancora di più, tra virgolette, il nulla che poteva uscire da queste riunioni, per cui come dei vertici che andavano fatti, perché andavano fatti il primo, diciamo, di tipo, diciamo, periodico, ma è uscito più un'immagine di continuo allontanamento e slegatura tra quelli che sono i leader e i vertici dei paesi aderenti all'Unione Europea. Il secondo era una, diciamo, fine annunciata in quanto c'era già stato il dibattito, non essendoci giustamente neanche la Russia, la Cina non ha partecipato, quindi anche fare un vertice sul discorso della pace senza l'interlocutore principale mi sembrava una cosa, diciamo, assurda. Si sono dissociati infatti anche altri paesi. La realtà, come ha detto in un comunicato, mi pare domenica sera, se non sbaglio, del presidente cinese, il quale diceva giustamente: basta, insomma, dire che noi aiutiamo la Russia non ha bisogno del nostro aiuto. Vedete che ha 50 paesi che la sostengono, insomma, quindi tutto sommato, diceva, nel momento in cui dovesse avere bisogno, sicuramente la Cina per alleanze e per accordi presi cioè negli incontri bilaterali fatti, sicuramente vicino alla Russia, ma comunque c'è un'azione concordata. Per cui io credo che, insomma, non lo so che tipo di funzione poteva avere. Mi riferisco soprattutto al secondo incontro, quello sull'Ucraina, è stata diciamo, un errore, secondo me, che ha evidenziato, come dicevo, ma così come anche il primo incontro, ha evidenziato ancora di più lo slegamento che c'è tra il blocco europeo e il blocco occidentale, insomma, con un presidente, diciamo, americano ormai veramente bisognoso dell'accompagnamento, tra virgolette, come diremmo, insomma, immagini su cui molti si sono divertiti a tutti i livelli, e forse è meglio divertirsi che pensare che fosse un evento serio. Di fatto, la Russia va avanti per i suoi obiettivi, nonostante abbia fatto sapere, anche attraverso il ministro Lavrov, che noi russi siamo sempre disponibili, però è impensabile capire che si possa andare a trattare con noi senza di noi, pensando di poter imporre, diciamo, delle clausole ad una trattativa che oggi è diversa da quella che poteva essere all'inizio di questo conflitto. Insomma, questo mi sembra ovvio e penso che Ecco, l'abbiano capito, diciamo, in tutti. direttore, in effetti, soprattutto il G7 pugliese sembrava un incontro di yogurt in scadenza, perché a parte il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, tutti gli altri sono o in gravissima crisi nei loro paesi o prossimi a essere sostituiti perché stanno per perdere le elezioni, o comunque in condizioni di salute tali da non lasciar pensare che possono proseguire e ricoprire attivamente il ruolo che si aspetta da una persona in quella posizione. Quindi, insomma, a cosa è servito questo G7? Forse soltanto a mettere in chiaro dei nuovi rapporti di forza all'interno dell'Unione Europea e tra i vari paesi, a null'altro. Penso si sia ridotto a questo che lei dice giustamente, e concordo, diciamo, con lei, però fondamentalmente il problema più grave, secondo me, ce l'aveva l'Italia, perché ricordiamoci, ecco perché ho detto, la premessa sono le elezioni europee che poi hanno guidato
lo svolgimento di questo incontro, di questo vertice del G7, insomma. In quanto, diciamo, il dato dell'Italia è quello di un'astensione, mentre che neanche negli altri paesi c'è stato il 51 e passa per cento. Qualcuno ha giustamente fatto evidenziare che a questo 51 e già molto per cento c'era anche il discorso delle schede annullate che erano circa il 3%, quindi veramente un allontanamento che manifesta un rifiuto rispetto a questa Europa. E questo è il dato. Quindi, in effetti, non penso che neanche l'Italia, attraverso diciamo, la Premier Meloni, possa gioire di questo fatto. Sì, Macron ne esce indebolito, Scholz ne esce indebolito, ma l'Italia, secondo me, dal punto di vista proprio politico, della legittimazione democratica e politica, è delegittimata al 100%. Quindi, perché mentre lì è un problema di schieramenti, qui è un problema che hanno rifatto i calcoli, abbiamo visto che in effetti sul totale diciamo, dei votanti, considerando questo 51 e passa per cento, sul totale dei votanti abbiamo una Fratelli d'Italia che andava al 13%, parliamo della maggioranza ovviamente, la Lega andava al 4%, sarebbe andata al 4% e Forza Italia lo stesso sul 4%, quindi non vedo cosa si possa gioire. Quindi parliamo di una maggioranza che si regge con un consenso pari che non arriva neanche al 20%, al 18-19% di quello che è il totale dei votanti d'Italia. Quindi il rifiuto nella legittimazione, diciamo, democratica, secondo me, è il dato più importante, perché mentre per la Francia il sistema, diciamo, elettorale prevede sì, Macron rifarà le elezioni, però non è detto che poi non resti lui, bisognerà vedere cosa succede, anche perché lì ci sono degli equilibri un po' più particolari da vedere, c'è un'estrema sinistra rinforzata, l'estrema destra di Le Pen rinforzata, e parliamo chiaramente, la Le Pen per esempio è sicuramente più vicina alla linea sovranista anche della Russia, quindi anche dell'euroasiatica, insomma così come lo è Orban in Ungheria. Quindi c'è un discorso un po' più complesso, ma io penso che vada evidenziato invece il problema, diciamo, italiano, che si trova che è ancora più difficoltoso. Non so come procederanno nei prossimi appuntamenti elettorali, però insomma è tutto da vedere. Certo, prima ci D'accordo. saranno le elezioni a novembre, dicevo, quello sarà poi la cartina tornasole del tutto. Ecco, passando alle cose di sostanza, alle decisioni che sono state prese, cosa ne dice di questa decisione di prendere gli interessi dei beni sequestrati, insomma, dei beni di cui i paesi occidentali, alcuni paesi occidentali si sono appropriati con giustificazioni varie, perché appartenenti a cittadini o a aziende russe, e di darli all'Ucraina per le armi, praticamente. Cioè, non è una decisione un po' folle, che apre la strada oltretutto a varie forme di ritorsione e di vendetta da parte della Russia, ma anche di diffidenza e di malfidenza da parte del resto del mondo, che vede che c'è il rischio che se si va, che se, un paese come l'India, piuttosto che un paese africano o un paese sudamericano, vede che se si va in conflitto politico con un paese dell'Ovest, un paese occidentale, si rischia che questo faccia le stesse cose, insomma, rovina un po' l'atmosfera a livello globale. Questo senz'altro, penso che più volte anche la Russia, ma anche altri paesi, sono espressi in maniera negativa su questo tipo di passi. Mi pare che c'era stata anche una sentenza a cui si erano appellati alcuni oligarchi russi sul sequestro dei loro beni, che aveva dato, fatta la Corte di Strasburgo, gli aveva dato addirittura, diciamo, ragione. Questa cosa qui, non, diciamola tutta, non sta né in cielo né in terra, perché appunto non è una cosa illegittima, su questo non ci sono dubbi. Ma tra l'altro mi pare che anche la stessa Russia ha già preannunciato quello che lei diceva, quindi il discorso di ritorsione è dietro l'angolo, e non so a quel punto delle economie più deboli, come potrebbe essere, come ci sono in questo momento in Europa, potrebbero diciamo, poi avere un beneficio piuttosto diciamo, il danno rispetto ad una ritorsione russa, che poi potrebbe essere anche una ritorsione eurasiata. Non dimentichiamoci che il sistema economico eurasiatico, guidato dai BRICS, guidato dalla Shanghai Cooperation Accord, ormai è unito. C'è stato un rifiuto del dollaro, il
famoso processo di dedollarizzazione, per cui ormai il 90% delle transazioni vengono fatte con lo yuan cinese. Quindi da questo punto di vista non penso che l'Europa possa fare un braccio di ferro con l'altra parte dell'Eurasia, che mi pare molto più compatta, soprattutto nella prospettiva economica. Ecco, e questo è il ragionamento, perché mentre l'Europa si va disgregando, ma non solo politicamente, anche economicamente, nella progettualità, sebbene ci fosse mai stata, e dall'altra parte mi sembra invece che i sistemi economici si siano saldati in maniera molto forte, e questo, insomma, li rende tutti quanti più forti. Quindi un'operazione del genere è stupida, oltre che a precludere anche una possibilità economica da parte dell'Europa. Non dimentichiamo, avevo fatto, mi pare qualche tempo fa, avevo detto, avevo dato i dati, faccio un esempio di un comparto quale poteva essere il turismo, che per esempio in Italia rappresenta quello russo, rappresenta un terzo di tutti, solo quello russo, senza parlare dell'area asiatica, rappresenta un terzo del comparto turistico internazionale. Quindi un allontanamento in alcuni settori merceologici o commerciali rappresenta un danno enorme per i paesi, diciamo, europei. Quindi da questo punto di vista non penso che si possa mettere a fare un braccio di ferro da questo punto di vista. Per fare che cosa? Per sostenere ancora l'Ucraina, che alla fine dei suoi giorni, dal punto di vista, diciamo, militare, politico e tutto, insomma, del resto è stato evidenziato anche nella trattativa, lo hanno evidenziato anche i russi, ma non solo, il fatto che Zelensky non è andato alle elezioni, per cui diceva giustamente Putin, lui non è legittimato a intervenire. Lo hanno detto addirittura, lo abbiamo pubblicato, alcuni deputati del Parlamento ucraino hanno evidenziato questa cosa. Quindi alla fine, in una situazione di completa illegalità, si continua a finanziare, a spese dei contribuenti europei, si continua a finanziare un meccanismo che ormai è finito, insomma, non serve più a nulla. Non capisco. E penso che la gente, ecco, torniamo al discorso del risultato e dell'allontanamento alle urne europee, la gente lo abbia capito, e quindi si facessero una domanda, capendo che, insomma, che questa politica non ha portato a niente. Insomma, quando si tocca l'economia si sbaglia. La politica va bene, però giustamente è l'economia che guida i nostri paesi, e nel momento in cui tu danneggi l'economia, che in alcuni paesi, come per esempio quello dell'Italia, che è un po' il ventre debole, ventre molle dell'Europa, si fa qualcosa di negativo e la gente non è che sia contenta. Ormai hanno capito, molti hanno capito come stanno le cose, per cui non penso che gli porti consensi, ma soprattutto dal punto di vista pratico non porta niente. Un'operazione illegittima, legalmente illegittima, che oltre che ritorsione può portare delle conseguenze negativissime dal punto di vista economico. Ecco, lei ha accennato nel suo discorso al tema degli equilibri euroasiatici e di come il mondo asiatico si stia compattando e stia raggiungendo una sua dimensione autonoma e indipendente rispetto all'Occidente. E se non sbaglio, questi sono temi che tratterà in un suo libro che sta uscendo nei prossimi giorni, giusto, direttore? Sì, il libro si intitola L'Europa tra l'Eurasia e gli Stati Uniti e gli USA. E in effetti, perché il problema è questo, ho fatto anche un breve focus su tre di questi paesi eurasiatici che ho visitato personalmente nel tempo, e che, diciamo, secondo me sono quelli là che stanno esplodendo, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario di più, che sono l'Azerbaigian, il Kazakistan e l'Uzbekistan. Sono paesi, ripeto, che fino a 10 anni fa, 15 anni fa, erano paesi che ancora risentivano dell'uscita dalla vecchia Unione Sovietica, ma oggi sono spaventosamente avanti nell'economia, nella modernità e soprattutto nella potenzialità di avere delle classi dirigenti giovanissime che hanno mandato negli anni precedenti a studiare anche all'estero, in università, e oggi hanno delle classi dirigenti preparatissime. Se pensiamo poi, per esempio, a paesi come l'Azerbaigian, che fornisce attraverso il TAP, il gasdotto che passa per la Puglia, anche il gas in Europa. Quindi parliamo di paesi fortissimi che hanno saputo investire anche in sviluppo, diciamo, in imprese, in attività e in cultura, che sono, diciamo, elementi fondamentali per far progredire un paese. Per cui, insomma,
Rispetto a questo, bisogna, cioè, l'intento è quello di far capire che c'è un'Eurasia che diventa fortissima, che è divenuta fortissima e diventa sempre più forte da questo punto di vista, che poi era un po' l'obiettivo dello stesso Putin, il quale diceva noi dobbiamo diventare autonomi. Alla fine questa azione, diciamo, del presidente Putin lungimirante, in effetti ha portato allo sviluppo e alla ricchezza anche dei paesi, perché hanno levato all'Europa quelli che erano gli scambi commerciali storici, diciamo così, e hanno fatto crescere questi paesi che erano vicini a loro. Insomma, quindi oggi l'Eurasia bisogna, a parte la Cina, che chiaramente sappiamo bene che è un discorso un po' a parte, però tutti questi paesi rappresentano dal punto di vista economico una potenza fortissima, insomma, quindi anche a livello di scambi commerciali e di economie. Senza Quello trascurare che che hanno fatto, insomma. paesi come il Kazakistan hanno una dimensione anche fisica che Certo, è enorme, sono paesi certo. grandissimi con al loro interno tantissime risorse naturali su cui possono contare e hanno comunque Esattamente. una grandissima tradizione storica e culturale che li ha portati a far crescere una nuova generazione di leader. Certo, infatti Kazakistan, ricordiamo anche l'Expo, quindi sono paesi che sono esplosivi, ma soprattutto perché il problema grosso è che hanno le materie prime di cui noi abbiamo bisogno fondamentalmente, perché come sappiamo l'Italia, faccio un esempio, la maggior parte dei paesi europei come la Germania sono paesi in cui numeri uno nella manifattura, ma la manifattura poi si regge sulla fornitura delle materie prime, alluminio, legno, a parte, vabbè, gas e petrolio che sappiamo, insomma, anche se rendiamoci conto che persino questi paesi che hanno gas e petrolio diciamo, a dismisura, hanno investito perfino nelle risorse alternative, insomma, ecco, quindi per capire come sono avanti rispetto, diciamo, a noi. Noi stiamo ancora a parlare, a ritornare a ragionamenti sul nucleare e tutto, quando ormai, insomma, siamo avanti. Quindi, giustamente, come diceva lei, questi sono paesi fortissimi perché sono ricchi di materie prime. Il Kazakistan triangola benissimo anche con la stessa Russia, ma anche con altri paesi, col Brasile, per esempio, insomma. Il legname, faccio un esempio, che è una delle risorse più importanti che viene utilizzata in vari comparti nella nostra industria, dall'edilizia alla nautica, diciamo, a quello che sono le forniture mobili, insomma, sono tantissime le applicazioni. E c'è stato un momento di grande carenza, diciamo, in Italia, perché appunto per la questione delle sanzioni era vietata l'esportazione dalla Siberia, che diciamo è la parte russa dove si produce maggiormente, diciamo, legname, perché i certificati fitosanitari del legname venivano poi utilizzati per bloccare, attraverso le sanzioni, per bloccare queste forniture alla dogana e alla frontiera. Quindi una serie di danni enormi, perché poi anche queste triangolazioni, sì, è vero, materiali fanno le triangolazioni, passano, però questo vuol dire aumentare i costi sempre a danno dei cittadini e dell'economia. Questo è un Esatto, po' il alla discorso. fine sono le famiglie che pagano il conto di tutti questi giri del mondo. Esatto, sono come il gas importato che deve essere utilizzato e riconvertito attraverso i gasificatori che viene dall'America. Lo paghiamo 10 volte tanto. Insomma, una stupidaggine, come farsi veramente carachiri, come si dice. Insomma, ecco, questo è un po' il discorso. Ecco, quindi io direi che l'aspetto, diciamo, economico supera quello politico, anzi si è sfuggito da mano a quello politico, che si bea di gestire come dire, un potere che secondo me è transitorio. E come diceva lei, anche quello che si è visto attraverso le elezioni, per esempio in Francia e anche in Germania, la gente poi te la fa pagare questo tipo di atteggiamento. Finché tu fai stare bene la gente, tu manifesti il tuo potere, quello che vuoi, ma manifestare questo potere attraverso questi consessi, tipo come è stato il G7, fa più rabbia alla gente, perché dice: guarda, qui siamo in recessione, le aziende chiudono e voi, diciamo, fate sfoggio di cose inutili, canti e balli. Questo, insomma, abbiamo visto il G7, insomma, Esatto. che hanno riempito i social di vignette, di barzellette, di cose. Questa è la Premier Meloni vestita con l'abito di Armani da 100.000 euro, il braccialetto di Cartier da 52.000 euro. Cioè,
Immaginiamo in un momento di recessione cosa possono pensare gli elettori, diciamo, di tutto questo. Bene, Ritengo che la direttore, problematica sia questa, insomma. il tempo a disposizione è quasi scaduto, la ringrazio per i suoi Grazie a racconti, i suoi voi. chiarimenti e per i suoi giudizi sul momento e su quanto è successo nei giorni scorsi tra la Puglia e la zona di Lucerna. E naturalmente poi ci risentiremo magari ancora più avanti tra qualche Sì. settimana se ci saranno ulteriori notizie da commentare. Per intanto, anche a nome dei nostri ascoltatori di Chiasso TV, la ringrazio tantissimo. Grazie, grazie, grazie a voi.